Come si effettua il montaggio dei fissi in alluminio? Si effettua con delle tecnologie tali, che non sono più il silicone e le 4 viti di una volta, che possono garantire le prestazioni del serramento acquistato nel tempo. Che cosa vuol dire? Con una posa d'opera qualificata, fatta come si deve, si potrà, nella migliore delle ipotesi, mantenere le prestazioni dell'infisso che ho acquistato. Prestazioni intendiamo soprattutto le prestazioni termiche, acustiche e di tenuta agli agenti atmosferici, quindi permeabilità all'aria, il vento, e permeabilità alla pioggia battente. Perché con una posa scarsa andrò a deteriorare queste prestazioni. Magari ho comprato un infisso che mi fa un K termico di 0,8, montato male mi può diventare 1,5. Devo buttare via soldi, oppure ho acquistato un infisso con 44 decibel di potere di abbattimento acustico, quindi che non sento nessun rumore. Se lo poso male, quei 44 decibel magari mi diventano 30, quindi ho anche lì ho buttato via i soldi. Oppure ho preso un infisso con una prestazione di tenuta all'aria e all'acqua molto buone da casa passiva, quindi che non deve passare nessun spiffero e nessuna goccia di acqua, e invece ho delle gran perdite di aria che quando sono vicino alla finestra le posso percepire e mi danno una situazione di sconfortevole, una situazione di malessere quando sono vicino a quella finestra. E fino ad arrivare nei casi peggiori, se passa l'acqua all'interno dell'infisso, avrò quella sensazione di arrabbiatura perché vedrò la macchia di acqua sotto la finestra. Quindi il montaggio della finestra è molto importante, e proprio per questo motivo in Italia, anche in Europa, è stato creato un sistema di qualifica della posa in opera, delle vere e proprie patenti che i posatori di infissi qualificati sono obbligati a fare. Quindi c'è un corso, un vero e proprio corso di più giorni e un esame finale con tanto di voto, e questo tipo di qualifica sarà ancora più importante nei prossimi mesi, perché l'Italia sta per recepire una normativa europea dove l'Europa dice ok che diamo gli incentivi a tutti gli italiani, però occorre che chi posa questi infissi abbia delle qualifiche adeguate, quindi solo gli infissi posati con le qualifiche QF2, 3 o 4 potranno accedere alle detrazioni statali. E per me questa è una cosa molto bella e importante, perché un infisso, anche la Ferrari dell'infisso posata male, è un infisso che non vale niente. A proposito di questo, come azienda abbiamo aderito al progetto Posa Qualità, che è un progetto che praticamente chi è all'interno di questo progetto subisce delle prove in cantiere, quindi viene un laboratorio esterno sopra le parti con dei macchinari all'avanguardia, tipo dei blower door test, delle termocamere e degli anemometri. Vanno a misurare a casa tua, a casa del cliente, se il montaggio è stato fatto correttamente, e se il montaggio non è stato fatto bene viene tolto il marchio all'azienda che aveva aderito a questo progetto. Ecco, quindi gli infissi, il montaggio degli infissi è molto importante nella scelta del montaggio e anche nella scelta dell'infisso, e proprio per questo ho creato un servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Puoi sapere di più su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza personalizzata per non sbagliare la scelta degli infissi. Ciao e al prossimo video.